Oggi proveremo Submerged, una mappa nuova moddata, e la giocheremo con i seguenti ruoli così settati. Ci saranno due impostori. Uno sarà lo stregone. Lo stregone, una volta caricata la propria abilità, avrà un secondo per fare quante più kill possibili. L'altro sarà lo swooper, che ha la possibilità di diventare invisibile. Passando ai ruoli neutrali, i ruoli neutrali saranno due. Uno sarà il giullare, il ruolo troll per eccellenza che può vincere solo se riesce a farsi votare ed espellere. Peculiarità del giullare, ha la possibilità di nascondersi nelle botole, senza però muoversi tra di loro, e ha la vision degli impostori. Il secondo neutrale sarà il vampiro. Come funziona il vampiro? Il primo crewmate ad essere morso dal vampiro diverrà un vampiro a sua volta. A questo punto i vampiri potranno uccidere tutti, ad eccezione dell'ammazza vampiri, l'unico ad essere immune ai loro morsi. Se un vampiro tenta di mordere un ammazza vampiri, muore. Passiamo ai crewmate. Come al solito è attivo l'Haunter, primo crewmate che muore, rinasce sotto forma di fantasmino. Se l'Haunter completa tutte le task, chiunque scopre i nomi dei giocatori cattivi. Però, se i cattivi ci cliccano sopra col mouse, lo riuccidono. Ci sarà il medico. Il medico può dare uno scudo a chi vuole. Lo scudo è visibile a tutta la lobby. Quando lo scudo si rompe, il medico viene avvisato con un flash. Inoltre, se il medico reporta, può ottenere informazioni aggiuntive. È poi attivo l'investigatore, che può vedere le orme lasciate dagli altri giocatori. La spia, che vede il colore ai pallini di admin. Poi ci sarà lo sceriffo, che può uccidere i giocatori neutrali e gli impostori. Occhio però che se spara ad un crewmate, il crewmate non si fa nulla, ma lo sceriffo muore. Poi c'è il veterano. Il veterano, quando attiva la sua abilità, diventa immune a chiunque, e chi prova a interagire con lui muore. Perfino il medico, se prova a scudarlo, verrà ucciso. Poi c'è l'ingegnere. Può usare le botole e fissare una volta per partita le crisi. C'è poi il ruolo del pubblico ministero. Il PM ha il potere durante i meeting di cacciare fuori un player, indipendentemente dai voti. Se caccia fuori un giocatore cattivo, tutto bene. Ma se caccia fuori un crewmate, il pubblico ministero morirà in automatico. Inoltre, il PM è l'unico a vedere il colore dei voti, che per tutti sono anonimi. Infine, come già detto, ci sarà l'ammazza vampiri. L'ammazza vampiri avrà 4 paletti con cui potrà uccidere i vampiri. Se sbaglia e paletta un innocente, non succede nulla. Attenzione però che se esaurisce i paletti senza aver ammazzato alcun vampiro, allora morirà. Nel caso in cui tutti i vampiri saranno morti, l'ammazza vampiri diventerà uno sceriffo. Passiamo ai modificatori. Modificatori che possono comparire solamente ai crewmate. Sarà attivo il Frosty. Chi uccide il Frosty viene rallentato per 15 secondi. È attivo il multitasker, e chi ce l'ha ha le task in trasparenza. E c'è la torcia. Chi ha la torcia vede anche se le luci sono spente. Passiamo ai modificatori globali. C'è il radar, che in sostanza sono delle frecce che vi indicano dove sta il player più vicino a voi. C'è la Button Berry, che sostanzialmente è un bottone portatile che può essere usato una sola volta per partita per chiamare un'emergenza anche durante le crisi. E c'è il Tiebreaker. Il voto del Tiebreaker conta 1,01, quindi è colui che può decidere gli stalli durante le votazioni. E per questa serata, per la felicità di Dado, il primo giocatore a morire otterrà uno scudo nella partita successiva. E questo è tutto. Io vi invito a supportare il progetto iscrivendovi e lasciando un like. E detto questo, possiamo cominciare. Ragazzi, sarà la prima serata con noi di Fieric e di Poli. Forse probabilmente anche l'ultima. Forse anche l'ultima, probabilmente. Sì, no, beh, adesso non soltiamo a conclusione affrettata. Ragazzi, allora, noi siamo i 12 o 13 selezionati per la alfa della pill di Among Us. Minchia. Se giocate bene, verrete invitati. Cosa? Perché siamo, chi è che manca in lobby? Sto rientrando io, Poli Mattia Negri, è il mio nome. Eccoci. È il mio cognome. Di Andrea del 88. Sono io. Sì, esatto. Solo che la sua famiglia era più numerosa. Giustamente. Raga, sto a bere a Spotkeller. Trovate anche questo in descrizione. Allora, esatto. Poi, tra l'altro, non roviniamo l'esperienza di gioco ai nuovi. Ammazziamo Dado se siamo nel dubbio all'inizio. Grazie. Ammazzate me, che sto facendo altro. Allora, siccome... Hai detto?
se mi dovete ammazzare, fatelo almeno per prima e non per secondi. Che nell'ultimo periodo ho visto questa tendenza ad ammazzarmi per secondo. Ok, sembrerebbe che ci siamo. Che si possa partire. Partiamo. Dai, oddio. Beh, si comincia da Warlock, da Stregone. Spawniamo in Lower Deck. Capiamo. Al piano inferiore. Niente. Prosecutor, multitasker. Dovremmo andare... Boh, non lo so dove devo andare. Allora, io direi che come prima crisi chiamiamo l'ossigeno appena si può. Ecco, no, che questo andrà sicuro. Perché così... Sapete che facciamo? Questa qui ammazza tutti, sta task. Ammazziamo chi non sa ancora prendere l'ossigeno. Qui Fieric, ti prego. È una strage, ragazzi, è una strage. Qui c'è sta Samu. Quanto manca? Uno. Fica, Fieric ce l'ha fatta. Buona, 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 buona. Ma qualcuno che posso fare la doppia? E... ce l'hanno fatta tutti? No, qui mi stanno prendendo in giro. Halo? Halo? Cazzo! Cazzo, chi parla? Allora... vi dico, vi do una info interessante. Non abbiamo più lo sceriffo. Bene. Bella parola, questa! Parola allo sponsor di questa sera. Ok. Ok. E dove? Erano tre morti. Io ne ho visto uno nella stanza esattamente sopra Yaki. E io sono Electrical. Io sono Electrical sotto. Esatto, un po' sopra c'era un morto. Ho detto, non so se non l'avevi ancora visto. Quindi. Allora, okay. non era Rage il morto, perché Rage è quello che mi si è suicidato addosso. E gli altri due non so dove siano. Allora, Naimo era Naimo, infiltration. Ai miei tempi chi parlava così tanto come Dado era un impostore. Palese, sparami, io ti prego. Allora, Giovanni, tu come ti chiami? Io sono Spawn, esatto. Io ho visto Spawn a sinistra e poi è andato a destra, quindi... ragazzi, è stata una cornetta su Yakino. Yakino, come ti difendi? No, io lo difendo che stavo facendo una quest che stava scaricando tipo download sulla paiete. Esatto, e sopra di lui, cioè magari non c'è mai stato l'infiltration, lui era in maintenance. Io ero Electrical e sono arrivato da Electrical, da Lower, che stavo... Ho preso una mascherina, ho guardato se voglio qualcuno da dire... Secondo me, in alto a sinistra, qualcuno ha ventato. Può essere, poi, può essere. In alto a sinistra è F-Station. Sì, io i nomi, purtroppo. Secondo me qualcuno ha ventato. C'è la tab, ti esce la mappa. La mappa a destra, per dire la mappa. Caffetteria, secondo me, era. Caffetteria? Ma secondo me era caffetteria. Oh, c'è una freccia per cambiare i piani. Vabbè, ragazzi, votate, immagino, se no... Sì. Okay. In che senso i piani? C'è l'ascensore qua? Sì, 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 ci sono due piani. Ok. Sì, l'abbiamo costruito, non so se ti ricordi, Rick. Ah, sì, sì, tanto tempo fa. Lo stesso, è lo stesso, lo stesso. Allora, Naimo è morto e Giova ha collato Yakino. Che significa? Significa che o Yakino è il veterano, oppure il signor Yakino, sapete cosa può essere? Può essere un fottutissimo vampiro. E può aver killato il mio compare. Certo che però non è possibile, Naimo, che ti fai killare dopo due secondi, eh. Cioè, con tutto il bene che te voglio, spegniamo la luce. Dove cazzo è la porta per uscire? Oh, come cazzo? Ah, fanculo. In camera non c'è nessuno. No, sto facendo il Tetris. Ho visto chi è stato, ma non so come cazzo portarlo. Va bene. Allora, io ho visto Serena e Samu nella stanza. Io ho visto, ci stavano troppi rosa nella stanza sinistra. Sì. Allora, io ero in osservatorio. Samu, Fieric è uscito e Serena e Samu hanno ammazzato il tipo giallo davanti a me, Dado. L'ho riportato io, posso dire una cosa? Vai. Allora, io ero in osservatorio, stavo facendo la task del vulcano. Ok, ce l'avete presente. È Samu.
Stavamo facendo la task del vulcano e la stava facendo anche Dado. Una volta che io lo finisco, vedo che è morto ai miei piedi. Allora, e chi c'è vicino a te? C'ero io, ma esatto. Io sono passata lì ed era ancora vivo Dado. Sono andata no, c'erano le luci spente. C'erano le luci spente, stavo andando a fissare le luci, Dado era ancora vivo. No, io sono andato verso Fiedic, che era l'Over Center, stava tornando di là. Ed è andando verso Enjoyed, come c'eri te e Samu sul cadavere. Io l'ho lasciato vivo, vivo. Vabbè, uno dei due era lì ed è il tipo era morto sotto di voi e tu non l'hai riportato. Chi l'ha riportato questo? Io. Samu, ma io l'ho lasciato vivo, cosa riporto? No, io ti ho visto sul cadavere. No, ti ho visto che hai già il cadavere lì. Era vivo ancora. Ragazzi, credetemi che sono nuovo arrivato, è stato un rosa. C'era troppo rosa lì dentro. Sono d'accordo. Io ero vicino a Samu e ho visto che era condato a fare la task del vulcano, ma l'ho lasciato vivo. Se tu l'hai lasciato vivo ed eravamo te e Rosa dentro, Fieri che è andato dentro la stanza, ha visto me uscire e tu eri ancora lì dentro, come faceva a essere ancora vivo? Io terrei un occhio sui rosa. Vabbè, questo è razzismo, però. Siete dimenticate un po' tutti di votare, ve lo dico. Ma io posso. Lascia fare. Sì. Occhio. È vero, c'è la... Occhio al jester, raga. Occhio al jester. Il jester è problematico. Il jester è fottutamente problematico. Allora, Camper ha votato Yaki, poi l'ha skippato. Di qui c'è Stattilio. No, la porta non la apro. Non so come si apra. Io prendo l'ascensore e me do. E sapete che faccio? Chiamo le comms. Sulla zona del crimine. La Jesh ha abbandonato. Aspetta che qua c'è... Via. Mi devi stare lontano, Yakinop. Attilio ha botolato. Vaffanculo a Serena. Non stava manco lei risolvendo le crisi. Secondo me è un vampiro. Ma io sto nella botola. Secondo me Serena era un vampiro. Secondo me perché non ha manco risolto le comms. Samu e Yakinop. È vero di scuro botolato. Cane. Cruciale, dove? Allora, ho trovato Serena in communication. Aspetta. E c'era Spawn già in quel piano quando siamo arrivati io e Yakino dall'ascensore. Scusate, communication è? Guarda, è dove si risolvono le comms. La crisi è a livello. È tutto a destra. Ok, io non raga, se è morta il rosa vuol dire che deve essere stato uno degli altri due. Però se si proteggono a vicenda devono essere insieme. Allora io ti ho visto entrare in una botola e ho preso l'ascensore perché mi sono spaventato. O eri tu o Attilio? Uno dei due era verde. Ma io ero l'unico nel piano di sopra, non è possibile. Ok, allora era Attilio che ha botolato. Non è stato Fieri, allora, che poi è il gesto. Io sono salito quindi con l'ascensore da lower lobby. E ho visto Yaki e Samu dall'ascensore venire da sopra. E poi Samu è andato verso destra. Adesso ha trovato il morto. Aspetta un attimo, ma dov'è che era il morto? Aspetta, dov'è che ci siamo incrociati noi? In Upper Center, giusto? In Upper Center, l'ascensore di assistenza. Allora, io ho lasciato Serena con Attilio a inizio game. Che siete saliti, io ho preso l'ascensore, no? No, io sono andato giù in ballast. Poi non so, non ho la minima idea di dove sia andato. Poi lei. Io non so, io un verde botolato, penso... Sono io, Giova. Ah, Attilio, ok, perfetto. Sono io. Io ero con Samu, non lo so. Samu e Yaki sempre sulla zona del crimine. Questa volta ero solamente io sulla zona del crimine. Sì, ma eravate insieme. Sì, ma io, vabbè. State lontani dai rosa, ragazzi. Vabbè, anche questo è un pochino strano come strano. Allora, teoricamente, un vampiro era Serena, secondo me. Rimane Attilio che ha chiamato di essere ingegnere, ma potrebbe essere anche il jester. Io intanto quella l'ho ovviamente... Guarda Attilio. Yakino. Prendo l'ascensore. E mi tolgo. Oh, ballast. Camper non m'ammazza. Porca merda.
Boh, componi il numero 118. Come funziona? Vabbè, Samu, vota Andrea, facile. Perché? Chi è Andrea? Camper. Perché io sospetto da quando mi hai accusato, io sono l'ingegnere. Sì, ma non vado allora a reportare mentre c'è una crisi, scusa, con tutto il rispetto. È il miglior modo per togliersi i sospetti. Andrea. Ho trovato una doppia in ballast all'entrata, de ballast. Sì. Aspetta che sto cercando nella mappa. Ok. Ballast, la crisi. C'è stava il cadavere di spawn e il cadavere de... Penso Yakino, ma non sono sicuro. Sì, Yaki. Io sono al 98%. Hanno fatto una doppia, quindi vuol dire che probabilmente c'è solo un crew e te sono spacciato. GG. Questa è una guerra tra vampiri e impostori. Io faccio un mestiere molto umile, quindi nel senso non sono io. Il fabbro. Dove cavate voi tanto per sapere? Io ero nel corridoio a fare la tasca del nastro adesivo. Scusa? Io cos'è ballast? Ballast è dove stava la dove stavano i cadaveri. Ok. No, i cadaveri erano in lower lobby. Io non ero lì, ho visti fare le task. Poli, tu sei il jester, vai tranquillo. Io ero lontano. E lower lobby. E io sono andato in decontaminazione a fare i cazzi miei, a aspettare qualcuno per la task, ma nessuno è entrato. Io voto a Tilly. Andrea comunque. Io schifo. Andrea. No! Ha vinto Poli Jester? Samu, tu dovresti mangiare io lo sapevo. Ma chi ha votato Poli, regà? Chi ha votato Poli? Poli stesso e Samu. Porca troia! Samu, perché sono Poli? Ma io so che Andrea, guardalo. Jester, secondo te? Ma regà, ma io ho dovuto fare 4 kill tutte. Io ho dovuto fare, mi ho fatto fuori il vampiro che era al cocco, l'altro vampiro che era Serena. Che dovevo prendere la mascherina. Raga, a me il killer ha preso anche il gioco, a me il killer mi ha ammazzato anche il gioco. È il gioco, ragazzi. Sì, ogni tanto succede. Domanda, quante volte a Serena io sono andato sceriffo perché era vampiro? Esatto, quando finiscono i vampiri, il vampire hunter diventa sceriffo. Okay. Yakino, sii più cattivo con le call. Okay. Perché era la call più pulita. Di metterci la cattiveria, insulta di tutti. Sì, ma quindi Rosa non ha fatto un cazzo? Io non ho visto. No, Rosa era tutti buoni, figa. Serena, incredibile sta cosa. Ah, ok, era stata Serena. Samu, ma che cazzo ti ha detto il cervello? Era colpa chiarissima, sono l'ingegnere, vota camper, facile. Domanda importante, ci sono dei premi? Sì, no. Come box di card market, gentilmente offerti da FedEx Source. Considera che Samu ha vinto il Gengis Candoro, quindi immagino. Allora mi impegno. È un gran giocatore. Mi impegno subito ora. Ma Dio pieno ormai, tra l'altro. Ci cominciamo. GG a tutti, complimenti a tutti. Porco Giuda, è stato bellissimo. Porco Giuda, silenzio tutto. Siamo vampiri! Siamo il Conte... Ah no, siamo il Jester, scusate... Ero ottimista, siamo un ruolo di merda. Siamo il Jester in mezzo a tanta gente che ci vuole ammazzare. Tanta gente che ci vuole ammazzare. Io mi devo nascondere. Aiuto. No! Naggia! Ma si sta inventando la task dei... Si sta inventando la task dello scotch, Poli? Non so farle io ste task, ragazzi. Cioè, multitask fa cagare. Ah, l'ho fatta, perfetto. Ok, la task dello scotch c'è. Oh, cocco. Salve. Vabbè, raga. Madonna. Allora...
Spawn, t'ho visto sopra il cadavere. Me l'hai ammazzato davanti. Questo è quello che può sembrare. È quello e che è successo è che Cocco mi ha sparato ed è morto. Quindi Cocco è o lo sceriffo che ha sparato a me buono, o il vampiro che ha morso me ammazza vampiri, o un buono che io ho ammazzato. Ma guarda, la risolviamo, la risolviamo. Posso così. Dire una cosa? Vai. Non c'è l'assassino, ne manco il Doomsayer, volevo dirvelo. Ma infatti... No, io ero in Filtration, mi sembra, perché c'è il mio omino davanti alla parola, non capisco. È morto Yaki, chi è? Yakino, mi è esploso davanti e poi ho visto l'ascensore prendersi da solo, quindi credo che uno swooper Sia passato lì. Bello. Il classico ascensore che si attiva da solo, sì. Fierichi, ho una domanda da farti, ma tu hai visto per caso... Spawn che si muoveva? Cioè ha fatto qualche scattino, qualche cosa? Ha fatto un gameplay effettivo Spawn, quindi? Boh, stava camminando. Non ho fatto la stabata. Lui chiede se ho fatto la cosa. Perché lì vai ad esclusione, capito? Cioè, perché se Spawn ha flashato, semplicemente. Allora, non penso aver visto Spawn flashare. Però ciò non vuol dire che non... Cioè io ho visto report controllato, c'è il cadavere in piedi e Spawn di fianco, quindi ammetto di non averlo visto. Lo risolviamo adesso. Va bene. Che mi vota? Poli e Fieri sono abbastanza safe, ve lo dico, eh. Grazie. Dici? Questo lo dici tu. Davvero, aggiustare lo scotch. Grazie Ale Incognito per l'abbonamento. Forse già ringraziato. Ah, quindi siamo sotto adesso. Andiamo a scoprire un attimo ste task, così per una volta le vediamo almeno la prima volta. Ballast. Ah, ma c'ho lo scotch, che palle. È la seconda volta di fila che sono multitasker. È impossibile fare task da multitasker. Oh, meglio di così, come devo chiuderlo? Mi butto? Cioè, non lagga niente, vero? La mia preoccupazione è un po' quella, vorrei capire. Rage, Dado, Attilio, Naimo. Ho capito. E qui parte la big kill del Warlocks. Ah, ma vaffanculo! Morto anche Giovi. Ma... Vabbè. A parte che... Vabbè. Io sono morto per il vampiro Rick, se ti interessa. Ah. Dai, Serena! Dai, salvarti un coltello nella gola da Attilio! Dai, brava, sì. Serena! Sì! Ammazza, Attilio! Io gli farò una domanda. E si gode! Spawn, io ci ho provato a salvarti, ti ho dato lo shield, ma è durato veramente poco. Eri l'angelo custode? No. Raga, c'era un cadavere di fianco a Samu. No, io stavo facendo... Aspetta, sì, allora, sono arrivato. Cadavere di fianco a Samu. Va bene, io stavo facendo adesso la task del cazzo di nastro adesivo in Electrical. Samu è spacciato. E vabbè, perdete, non me ne frega un cazzo, va bene. Ero a fare sta merda di task. Vabbè, io c'ho il radar, vedevo un sacco di cose che andavano, che convergevano verso il cadavere del buio, non vedevo niente, ed è stato poi chiamato il fierissimo. Scusa, cioè tu c'eri sopra e l'hanno chiamato dopo? Non c'era, non sopra, c'era sopra. Di fianco, a 2 centimetri. Ma che 2 centimetri? E non l'hai chiamato dopo che ho fatto sta task? 2 centimetri di schermo, quindi fai qualche 3 passi, to. 4 metri, quindi, vabbè, ci sta. 3 centimetri, guarda, il rapporto di schermo spacco addosso. Non capito. Uno vabbè, io posso solo dire che sono innocente, ovviamente. Poi traete le conclusioni. Lui c'era di fianco. Per me, lo so. Io ero in mezz'ora in Electrical al buio a fare sta task. Guardate, ragazzi, io mi sento di non aggiungere niente a questo discorso. Io mi sento aggiungere male. Che Poli è entrato in una vente e poi c'è uscito, però non so se. Ah, è bravo lui. Allora lui le pulisce palesemente. Ah, ok. Lavoro di alto, purtroppo. Io ho scocciato un po' di buchi e basta. Raga, io voto Samu, c'era di fianco.
Io mi devo fidare purtroppo, ma non saprei. Mi fiderò della signora in giallo fierissimo. Mi fiderò di questa signora in giallo. Rage, good luck. Good luck, Rage. Have fun. Divertiti, Rage. Cosa ha fatto Rage? Chissà se ne uscirà guerriero o tipo... Giova, sì? Io guardo Serena col gameplay. Io guardo Rico Poli. Ma, no, tu devi guardare dove trovare altri cazzi di occhiali, Giovanni. Guarda, no, va bene tutto, ma... Sponi, io non sono il tuo guardian angel. Mamma mia, come signori, 2v2. C'è sta Rage in mezzo come un pollo. Due vampiri, due impostori. Questo povero è brutta, Rage. Ma cos'è in tutto questo? Serena è super. Ma è inutile. L'unico utile poteva essere il veterano, ma sai, con 4 voti degli impostori è volato istantaneo. Sì. Attenzione! Vampiro uccide la spia! Che adesso diventa ufficialmente un 2v2. Dai, Serena Super, killa! No, ma che fa? Dove va? No, non ci posso credere. Ha sprecato il potere così. Adesso è carne da macello. Vai, Poli, ma sì, clicca. Ma sì, che clicca, tanto è una questione di cooldown adesso, cioè. Sperone, ma non c'è più qualcosa. Eccolo qua. Guardate che ti ho fatto questa domanda tipo 6 volte, ma è un dato, me ne sono accorto adesso. Ma tanto che... finisce in 1v1 e guardiamo un se duello alla Far West. Sei, anche la votazione ti fanno fuori. No, cosa. L'abbiamo tolto perché crashava la live l'altra volta. Quindi posso anche fare l'esame, tra virgolette. Un pochino sì, sì, cioè. Sì, okay. Ragazzi, è un 1v1, è Fieric versus Serena. Il primo che clicca? È il primo, che clicca. Sì. Il primo che clicca. Abbiamo un League of Legends player. Dai, contro... si fanno le scommesse. Si aprono le scommesse. Però, vince. Regà, ma scusate, ma impostori possono chiamare l'emergenza? Hanno vinto in automatico. Perché basta non. Non risolvere. Sì. Ma questo gli impostori non lo sa. Basta chiamare l'emergenza e hanno vinto. Ma mi sa che. Oh, non chiama il cadavere, Fieri. Beh, normale. Eccola qua, emergenza. Se adesso Serena non si fa ammazzare, ha vinto. Ma questa è l'emergenza. È vero, perché non puoi risolvere. Se Serena si nasconde nelle botole e switcha, ha vinto. No, ma è quella la prende la maschera, no? E poi andare con la sopra. Capire dov'è. No, ha chiamato veramente l'ossigeno, è folle. Sì. Adesso si ammazza per l'ossigeno. No, è perché anche l'impostore deve prendere la maschera, no? E certo. L'ha presa la maschera. Ma doveva chiamare balla. Se esplodeva la nave, vinceva gli impostori. Oh no, è sceso sotto. A parte che Serena è svooper, quindi se diventa invisibile lo col... Eccolo. No. No! No! Ho ammazzato League of Legends player, ha vinto. Serena, non per dire, ma se chiamavi Ballast, nessuno poteva risolvere la crisi, avevi vinto in automatico. Cioè, tu chiamavi l'emergenza, ti ficcavi dentro una botola, avevi vinto. Non lo di chiamare Ballast. Esplodeva la nave, gli impostori vincevano. Io voglio dire una cosa a tutti. Non cazzo, fidatevi mai di Spawn, perché apparentemente lui non riesce a riconoscere un pesce che c'è disegnato sotto. Allora, io sono arrivato, che eri lì, l'ho fatto, sono aspettato ancora 10 secondi, eri ancora lì e ti ho sparato. Ma è perché? Giusto. Ti spiego, avevo il multitasker, non capivo niente di quella task di riconoscere il pesce. Non si vedeva nulla. Conti, marpione. Duro. Tra l'altro poi c'erano Fieric e Poli che sono andati sull'asta adesivo e dopo l'hanno fatto, due vampiri, perfetto. Bon, se posso dire, è un po' cagato nel puzzo. Siamo gli 11, manca uno. Fermi, che manca! Devo cliccare play again, forse non sto uscendo. Ma... Vabbè, ragazzi, uscite. Ho capito che hai vinto, vabbè. Rick. Però che bello uscire quando si è impostori, porco! Sarò anch'io il cattivo. Che sono questi paroni? Manco fa così. Ero medico per due partite di firme, ero leggermente alterato. Molto bene. C'è in chat del bunker, come al solito. Ah, super! Mo, allora, in upper, così non mi vedono da sotto, perlomeno. Ragazzi, sarà difficile. Però ci proviamo. Bene, andiamo... Sono già vampiro! What? Ma io... Mannaggia, manco il tempo di attivare il coso. Ho 20 secondi di cooldown. Che devo fare? Me devo nascondere. Dove sta una botola? Qui sta una botola. Ah, il cooldown non sta fermo questi 8 secondi. Interessante.
Interessante che il cooldown non si stoppa nelle botole. Sta cosa non la sapevo. Dove merda sei, Attilio? Ci credo. Ma what? Godo. Beh, allora, festa grossa! Ti posso dire una cosa, uno di loro era cattivo. Dici? Almeno uno. Lasciando perdere Camper che ride, ma sono sicuro che uno di loro era cattivo. Stai dicendo questo, la multikill ha preso anche il veterano? No, no, ti posso dire che Camper era un ciucciapalle. Un cattivo. un ciucciasangue, volevo dire. Ah, quindi Camper voleva farsi cocco alleato, ma non ce l'ha fatta. Voleva la free. No, voleva farmi e basta. Vabbè, scusa. Non so dove siano. Serena mi sembra fosse in alto a destra, sotto però. Basta, altri non so dove sia. Posso dire che però una cosa importante. Poli non è un ciuccia sangue. Ma questo lo dici tu, eh. Vero. Il gioco, a meno che non sei il jester, non prevede farsi buttare fuori di proposito. Ma stava in Letical con me, scusate. Voi vinte su due, quindi stai buono. Mamma mia, distrutto. Chi? Poi ringraziamo per la prima. Boh, si può schippare, siamo ancora in tantissimi. Ma tanto sono il Warlock. In realtà ho ammazzato tutti. Ancora credete che è buonissimo. Vabbè, Rocco, se vuoi ammazzarmi, sai dove trovarmi. Dove te trovo? Dato già lo sai. GLS. Ok, no trolling, serve un sabotaggio sensato. Allora facciamo finta di mettere a posto le maschere. Sabotaggio sensato, qui c'è solo ballast o 2, elettrica e communication. Va bene. L'abbiamo risolta sta crisi, raga. Merda, è scudato. Che ha detto Sandro? Allora, è un meme morto questo per quanto mi riguarda. Ma non è vera sta cosa, non l'ho mai conosciuto. Ma infatti. E c'era. Dov'era il cadavere? Morto sopra Ballast. Ma sapere dove siete? Dov'era? Sopra Ballast. Ditemi dove siete, Ballast. Che cazzo è Ballast? Boh, guarda la mano. Quella della crisi. Guarda la mano. Ah, ma quella dove 50 anni. È quella dove è uscito Rage, è quella. Sì. Allora, sì. Io Rage Attilio e Yaki siamo andati a fissare la crisi. Cocco è arrivato da destra scudato e Yaki era sotto con me, che ci siamo un po' incastrati nei cosi. L'unico che è venuto su è Dado e Rage, che hanno lasciato lì Attilio. O Attilio è un vampiro che ha provato a ammazzavampirare l'ammazza vampiri, non lo so. Ma se l'ammazza vampiri e Cocco... Come è possibile? Cocco è pure scudato. Stai dicendo un po' troppe stronzate qua dentro, eh? Ti do del culo che non mi puoi uccidere, eh? Dai. No, te lo chiedo. Non ti avrei ucciso lo stesso, visto che c'era Yaki lì che ci guardava. Da dove vengono quegli occhiali? Dimmi l'anime. I miei? No, i miei. Dimmelo. Attilio non ci sta. Iro... Due. Io dice no. Uno, votato, perfetto. Uno, Iro, uno, Pico. Dai, per piacere, non mi buttate fuori a caso. Ma sai che quasi, quasi, dopo questo piantino... No. Io non ho capito, schifo. No, è Dado il Rage. Sto dicendo stronzato, voglio vedere chi vota veramente Spawn. Schippate, tutti! Vai fuori, vampiro dei miei coglioni, fuori! Ma c'è la maggioranza? Fuori. No, Spawn non è un vampiro. No, non è maggiorenne. No. Io sono il Warlocks.
Grazie Matt Gira per l'abbonamento. Grazie Not delle 22. Grazie Claude per l'abbonamento. Allora, adesso figa, faccio volare Rage, ho deciso. E lo faremo. Pezzo di merda, pezzo di merda. Tu stai fingendo. Tutti sotto. Ah, giustizia è stata fatta. Davanti a me. Era il cattivo per davvero. No, non ma è sì vero. Che era il cattivo, dai, era ovvio. Era, no, era buono. No, buono, no, no, allora, fermi tutti, c'era Spawn al piano sotto. Questa cosa è successa a fianco a me, ma io non ho visto che c'era vicino a me. Io ero di sotto. Ragazzi, con Dado. Chi l'ha reportata questa? Io ho un'informazione importante. Sì, ma se ero ammazzato e sono l'ammazza vampiri... Ragazzi, io letteralmente di fronte a me Cocco l'ha ucciso. Interessante. Cioè, esatto. Io sono Polly per forza. Okay. Beh, bello. Cioè, scusa. Ma no, ma giù, cioè, infatti sì, no, sì, giusto. Per... Sì, sì, beh, secondo questo ragionamento sono io. No, il problema è che io ho detto, ma perché lo fa che lo sto vedendo? Perché lui sapeva che lo stavo guardando. Ah, beh, gli piace. Però pure che... Io ho detto, fanculo, avevo un ultimo paletto, l'ho tirata. O forse io ho dato, visto che sono il medico, ho dato lo scudo a Cocco. Ah, ed è che è l'impostore. Ah, posto. No, no, non sono l'impostore. Probabilmente è la mazza vampiri, ma non... Non è, cioè, senza probabilmente. È multiforme, ragazza. Dado stava facendo una task, secondo me era ok. Dado, dimmi, era di sopra, anch'io sto facendo le task il game prima. Dado, tu sei stato in giro tanto con Rage, no? In realtà non tantissimissimo, l'ho incrociato un paio di volte. Ma sarei mica un vampiro? No, io vorrei chiedervi una cosa. Votiamo Dado? Vi vorrei chiedere una cosa. No, Fieric, non lo puoi fare solo perché vuoi buttarmi fuori e vincere. Non si può fare questa cosa, dai. Zipo. Non c'è il... Dove cazzo sono i pallini in questa mappa? Bella domanda. Sopra, leggermente ma sotto. Ma c'è la spia tra i ruoli? Boh, chi lo sa. Non sono in basso a sinistra. Spia. Allora, sono un po' in difficoltà. Ah, siamo qui tutti insieme. È easy, no? Non, ma non posso aver veramente ittato Cocco. Non posso veramente aver ittato Cocco. Ho preso caso, ho beccato l'unico con lo scudo. Ma non ci posso credere. Ma che sfiga. Ma Dio, ma che sfiga. Sabotiamo le ballast. Non ci credo. Boh, no, cioè, credo siano le luci. Sono Dado, tranquillamente, te lo dico sincero. E io non so chi io dovrei saperlo perché ho visto no, ma non è morto Poli. No, ma perché dovrei essere morto? Ma vabbè, ma è facilissimo. È Spawn, è facile. Spawn, se vai invisibile, mi colpisci e mi togli lo scudo, non è che c'è differenza. Ma quando è successo? Fratello, eravamo tutti in gruppo. Andiamo a destra, sparisci, mi sparisce lo scudo. Ho detto, vabbè, è morto Poli. Ma Poli è vivo. Eravate in quattro, uno di quei quattro ti aveva colpito.
tu che sei sparito nel nulla. Dai, buttiamo fuori spawn, finiamo questa partita. Con che probabilità? Io clicco, uccidi in mezzo a 4 e becco lui con lo scudo. Tra lo fa, lo fanno. Guarda, grazie per la spiegazione. Comunque, ragazzi, fermi. Non votatevi che c'è un vampiro. Votiamo il vampiro. Certo, mi hai appena confermato la tesi. Non credo ci sia un vampiro, Giovanni. Se c'è un vampiro, anche perché sono lo sceriffo io, quindi spawnerò. Esatto. Che palle. Poi, Cocco, dopo ci guardiamo la clip di come mi hai ucciso. Tu eri a sinistra, io ero tutto a destra. Per farti capire. Lag, bro. È finita? Già, è finita. Ma non è che partite inutili. E Fieric cos'era, scusate? Io ero l'ingegnere, ma... Fuck! Io l'ingegnere può andare nel botole. Sì, ma sono andato nel botole, però e poi basta, puoi cliccare un tasto e fixi le crisi. Una crisi. Sì, una ma l'ho cliccata, l'unica volta non l'ha fixata, ho detto... No, no, l'ha fixata, mi sa. L'ossigeno è buggato, non si fixa. L'ossigeno è buggato, comunque la... Ma il livello può fare le kill in stealth, può fare anche le kill in stealth, senza uscire dallo stealth. Sì, rimane in stealth. Sì, esatto. Minchia. Okay. Poi inoltre ho scoperto, raga, che il vampiro, se sta nelle botole, il cooldown non si stoppa della no, ma anche quando stai potentissimo alle telecamere, il più forte del mondo forse. Il vampiro è bello rotto. In questo sponsor di Gurren Lagann. Parte Gurren Lagann, ok, sarà vabbè, vampiro, i miei così. Sono di Michael di Myers Kaisen. Sì, mi sei detto? Quella è la Warlock, sì, il mio cazzo di ruolo, faccio 4 uccisioni e poi vaffanculo, posso neanche buttarmi fuori. Upper deck. Ingegnere! Quindi, vai a guardare la mappa, dovrei andare un po' a salvare la spia probabilmente. Dove sta la spia? O dovrei andare in camps? Allora, devo avere culo con il veterano, perché se io chiamo Ballast e il veterano mi fa il veterano è un disastro. Lower deck, andiamo in sicurezza! Sicurezza! Qui non c'è nessuno, qui nessuno. Dado è là. Sta a fa, dado è una task quella, no? A modo fix? Oh, non me ne sono manco accorto. Che sta a fa, dado è in cooldown? Ma quella non è una task, è una task quella. Dai, piccola percentuale, comincia a salire, sì, sali percentuale, sali. Perfetto, il sopra mi piace, il sopra mi piace. Ah, qualcuno ha killato adesso? Sì, l'ho visto. Dove? Sopra in ossigeno dove... è esploso qualcuno. Sopra, ok, giustamente sotto c'ero io. Sì. Dove vado? In Foundation sopra Mount Dead. Ho balbettato troppo, non mi ha balbettato troppo, non mi piace. E no, che c'è il mio omino, non leggo che cazzo c'è. Filtration. Filtration. Io posso dire che Fiali che è nel ceiling che camminava. Io posso dire che Dado è bravo. Nel ceiling a camminare non capire. Ma ci sono troppe task da fare. Io non posso dire che Attilio è bravo, però mi piace questa gol, bravo. Ma Fieric, nessuno fa le task. Sei bravo. Dado. io ti voglio morto a prescindere. Questi sono altri discorsi. Chi c'era ossigeno sopra? Io. C'è la mascherina, sarebbe? Io la mascherina. Sì. Ok. Io ho sentito la kill, ma mi stavo mettendo la maschera. Io dicevamo io Staku e io e Fieric stavamo arrivando. Da ok, no, perché Cocco mi sembra esploso lì, quindi credo ti dico che l'ultima persona che ho visto spawn era con Dado. Infatti io ho riportato un Aimo, quindi andiamo proprio bene. Però era da quelle parti io comunque lì. Credo che Cocco si sia suicidato o su di me o su Samo a questo punto. Beh, se era da quelle parti lì è no, non c'è stata la doppia, ragazzi. Io sono entrato l'unico che ho visto proprio palese da solo era Aimo. Secondo me tu sei veramente un paio di persone mi hanno votato. Ragazzi, Dado è safe. Ragazzi, in che lingua ve lo devo dire? Sparatemi con lo sceriffo. Facciamola finita, vaffanculo. Che ha riportato? Secondo me tu sei sus. Dado. Gabs, grazie per l'abbonamento. Allora, due persone solo hanno votato Dado e sono io. Quindi o c'è solamente un impostore vivo
Però Dado è il medico. E a chi non ha le telecamere? Beh, ragazzi, Recatiglio ha fatto una kill a un... Samu era... No, non l'ho fatta io la kill. Samu era un vampiro. Ok, Dado è safe. Okay. Dado è medico, ci manca safe. Che sono safe. Io invece sì. Credo di aver dato lo scudo al Jester. No, perché sono un ingegnere. Siamo sicuri? Okay, beh, ma hai visto che sono comparso dall'altra parte? Ho girato per la mappa. No, non credo di aver visto. Yakino mi ha visto in telecamera, gli sono sputato davanti. Pure Yakino, quindi Yakino era in telecamera. Yakino, confermi? Posso confermare. Confermi, okay, allora, per ora okay, Dado siamo tranquilli noi tre. Ok, va bene. E okay. Altro? No, io ho trovato Regia Pallas, poi ci siamo divisi. Anzi no, tre. Io ho trovato Regia adesso che avevo lo scudo. Che è morto, tra l'altro, scusate. Samu che era vampiro. È morto Samu, ma non ho capito la questione del vampiro. Yakino cioè, è safe perché stava a cam. Ah, però essendo io Vampire Hunter sono immune, quindi è morto lui. Mamma mia, ragazzi, oggi allora saressimo... skippiamo, raga, è fine, cioè Samu era un vampiro, Attilio era Vampire Hunter, scusate. Attilio è Vampire Hunter. Io sono il Vampire Hunter. Se avessimo giocato con l'assassino, ragazzi, vabbè, ho capito, non c'è stato l'assassino, se no crasha il gioco, quindi tocca giocare così. Ma crasha uguale, quindi non penso. No, crashato Attilio perché non c'ha la connessione, è diverso. Sì, è vero, confermo. Quindi abbiamo Dado medico, Attilio Vampire Hunter e lui è molto sus. Ma anche Yakino è sus. E io guarderò Yakino. Vai Attilio, mandagli un paletto. Dai Attilio, mandagli un paletto. Dove? Attilio è morto. Camper, non so se sotto di me. Allora io stavo facendo la missione e l'avevo anche... Attilio ha sparato Yakino, cioè Yakino è rimasto vivo e Attilio è morto. Quindi Yakino è safe al 100%. Il discorso è quello che non so è... Attilio è diventato sceriffo e quindi... sono finiti i vampiri? Ha finito i paletti, sì, mi sembra, no? Essere, perché io stavo io ti dico solo che sono spy e avevo tipo lo schermo invisibile. Ok, tipo, quindi non sei il veterano, perfetto. Non ci ho capito un cazzo perché non riuscivo a capire cosa fai perché era troppo invisibile. Sono rimasti vivi solamente gli impostori. Rage, Poli e Serena? Da questi tre si nasconde un impostore se non due. Volevo, io sono arrivato dall'alto. Ah no, anche Fieric non aveva call chart, o sbaglio. Okay. Cosa intendi per call certe? Beh, io Yakino e Camper siamo assolutamente safe. Safe al 100%. Camper è un 10% che l'ha ucciso lui, però. No, Yakino. No, un 5, dai, fai un 5. Eravamo lì fermi a guardarti, pensavo che fossi il vampiro, invece io si è sparato su di te ed è morto perché era lo sceriffo. Okay. Hai convinto. Rimangono solo in vita gli assassini, cioè gli impostori. I vampiri sono morti. Io ti posso dire chiaramente che prima probabilmente Cocco è morto perché si è sparato addosso a me quando stavamo facendo ossigeno. Cocco. Io posso dirti questo, non ho altro con cui difendermi. Cazzata. Perché ho solo rage. Quello da poter dire. Così, per il meme. È da capire se ci sia il Warlock o ci sia lo Swoover, solo quello. Rage, dai, vieni a ammazzarmi, vaffanculo, non ce la faccio più a fare il medico, vieni a ammazzarmi. Non posso, se ti sparo mi faccio friendly fire. Ma quanti sceriffi ci sono in questa partita di merda? Ma infatti non ha senso. Vabbè, ciuccerò le palle a Dado, che vedevo lì. Oppure posso fare... Oh, è famosa task. Fieric, Poli, Rage, io vi ho la botola, me ne vado. Qui non c'è sta niente. Le cam sono accese. Ok. Morto Rage. Oh, ma non è possibile fare una task. Ma che cazzo è? No. Allora adesso vedo un attimo chi è il blu. Poli. Ma o è Camper e Fieric? Per forza. Ho visto bene. È sceso Poli. Ci stava il corpo di Rage che ancora doveva cascare. Sì, hai ammazzato te.
Ancora la scheda. Ok, vai. Hai ammazzato te. Quanti ruoli che possono ancora uccidere? Non sono un cazzo. Io sono il veterano. Io sono il veterano, infatti c'è stato un ragazzo che si è sparato alla testa di fronte a me, qualcuno che ha cercato di ammazzarsi. Feric è andato verso l'albero, sapeva hai che... Appena, ma hai appena detto che si è sparato alla testa, no, dopo aver prima, detto che l'ho ucciso maschere, io. Alle maschere, io non ho mai rivelato quando alle maschere qualcuno è morto, io ho solo detto che qualcuno è morto lì e secondo me io ho attivato l'effetto e si è shottato. Io è una scensione con Serena. E tu adesso lo sapevi che io stavo andando verso l'alto, Feric! Cosa vuol dire? Lo sapevo che andai verso l'alto. Non è vero, non sapevo niente. È il tuo nickname, il colpevole. No. Fidatevi del fierissimo. Fidatevi del fierissimo. Guardate il cappello. Sia il cappello dei due. Che ormai sia abbastanza andata. Abbiamo già fatto le votazioni. Devo votare poi, devo votare Iachino. Quindi se voi trastate una persona, la cui linea difensiva è trastate fierissimo. Vabbè, ha fatto una connetta. Poi al massimo vuol dire anche fieri. Cioè, nel senso, dove cazzo io faccio la call. La call è interrompere la mia win streak. Sì. Interrompere la mia win streak. È questa la call. Cioè, vuoi far vincere gli impostori. Mi dite che è la cacalave, gentilmente. Purtroppo non è dato a sapersi. Ma è importante. In electrical. No, è andata così. È finita? Sì. Aspetta, aspetta un attimo. Così. Guarda il pesce che fa. Pappa buona. Il pesce che fa. Pronti. Di nuovo. Finita? No. Mazza la madosca. Sereno Fieric, è un 50-50. Seguiremo Fieric. Che è spawnato sopra, quindi seguirò Serena. Oh! Pezza di merda. Pezza di merda di una Serena. È lei. E lei. E lei la maledetta, eh? No, non le voglio fare task, mi spiace. Fix. È però così. È rischiosissimo, eh? Dove sta la sala riunioni? Dio santissimo. Hai detto Sandro? Chi è guarda? Santo, basta. È morto Fieri, che sapete chi è? Serena. Chi è? Già, è proprio Serena. Chi l'avrebbe mai detto? Che scappa. Proprio tu. Scappa da me. Lo so, sì, per forza mi inseguivi, raga, cioè nel senso mi stava addosso. L'ingegnere con lo scudo. Ansia. Allora, io posso dire ho capito che cosa vuol dire? Serena l'ho incacciata tipo 12 volte. Dai. E non gli ho fatto niente io. Vabbè, dato il medico, sono l'ingegnere, Iachino, non lo so, penso sia la spia, quindi manchi tu, Serena, è un gioco molto Serena, semplice. Che ruolo sei tu? Impostore. Sarà il warlock. Io sono spia, zio. Cioè, spia è Iachino. E quindi, io un attimo, quali missioni stavi facendo? Iachino, ti prego, se sono una spia faccio delle missioni segrete, non te le dico. Fallo con patate, cazzo! Iachino, è un facile, molto semplice, quindi ti prego, vota. Iachino. Vota quel maledetto coniglio. Un quarto grado a Serena. Per buttarla fuori con la sofferenza. Si punta sulla pressione addosso. Serena. È facile, no? No, io voglio sapere una cosa. Camper ha appena detto, Iachino è la spia e tu dici, sono la spia. C'è stato un problema di... Ho panicato. Ragazzi, mi piace aver fatto cacciare Poli. Ma io ho visto la kill. Ma io stavo sentendo come perché mi sei passato avanti 50 volte. Poi io sono spia, mi ha un po' confuso perché c'era scritto spy sotto il mio nome. Ragazzi, mi si è spento il cervello. Ragazzi, io sono uscito perché il lavoro chiama purtroppo. Perfetto, grazie mille Samu. Bella, okay. Samu. Allora, tolgo un ruolo investigatori che fanno cagare. L'investigatore. Tolgo la spia perché l'investigatore è utile per counterare. Ho tolto la spia. L'investigatore è utile per counterare lo swooper. E anche chi botola. Camper, ti prego, togli il medico, te ne prego. È la 15ª volta che lo faccio. La prossima mi ammazzo. Ho tolto la spia. Dado, se sei il medico, me lo dai a me lo scudo, ok? Girami insieme e ti faccio vedere il gameplay. Ragazzi, se siamo tutti d'accordo, ora sarò io, volentieri un round. Sto game, se siamo tutti d'accordo. No.
crewmate con la torcia, quindi posso vedere al buio. E sono veterano, veterano, raga, veterano. Spawniamo in alto, come gli dèi, in alto. Vampiro. Adesso devo solo pigliarmi il camper sotto la mia ala, fare la più grande figura di merda morendo e basta. Io attiro il potere, dai spawn. Porco, no dai, non ci credo. Ma no, come è stato camper? È stato camper, ah, è stato camper, no, la percentuale non ha senso. Come è possibile? Ma mi hai anche visto che stavo andando nella stanza, Andrea, porta pazienza. Successo? Sì, l'ho ammazzato io spawn e penso che fosse il vampiro. Ha provato a vampirarmi ma è morto, mi spiace, raga. Lo scopriamo subito se è il vampiro. Questa perché nel caso lui fosse un vampiro che... abbiamo due sceriffi nel game, ragazzi. Esatto, è buono due sceriffi. Mamma mia, quanto counter lo spawn, ragazzi. Quanto quanto gli piace sul il veterano, scusatemi. Che cooldown c'ha? Mi spiace. 0 secondi? È proprio come te, avevo 5 secondi di cooldown, come te. Ma mi dite il cosa più veloce del Far West, ragazzi. Il gameplay e tu lo rifiuti. Mi spiace, mi spiace. Mi spiace, mi spiace. Umiliato. Rifiuto. Cosa sei tu? Vabbè. Niente vampiri, raga. Molto easy questo game, facile, no? Il facile no è un tormentone di Yagino. Non so se avete mai visto i suoi TikTok, i suoi Reels. A me fa morire. Lui è un pro player di... come si dice? Di GeoGuessr. Yakinop. Allora, partiamo col presupposto che la gente difficilmente vorrà killarmi. Quindi il mio potere lo posso usare con... cioè... non sono obbligato a usare il mio potere, no? Andiamo a vedere che fa Cocco. Oh, è sparito Cocco. Cosa l'ho chiamato? Io chiamo il potere. Che fa Cocco? Oh. Li odio. Ho fatto una kill, ma non lo so perché. Cioè, non lo so. Non so perché. Ho attivato il potere mentre prendevo la mascherina. Ti tutto dico qui. Che ho il multitasker. L'ho visto scoppiare. Io ti dico un'altra Perfetto. Cosa. È morto qui, cioè era una bella accoppiata. Era il Warlock? Chi era? Non ho capito che è successo. Non lo so. Sono morti sia Cocco che Dato. Cocco l'ho visto. Probabilmente il Warlock ha provato a fare le kill e ha beccato me che ero veterano. Penso sia andata così. Pensa che culo. Ma secondo Warlock ma pure Spawn ha detto che sono il veterano. Ma cioè, raga, potete anche non toccarmi, nel senso... Sì, vabbè. Ha visto un'orgia e ha detto magari ha sbagliato. Sì. Magari ha sbagliato. Certo, o magari ha sbagliato. O magari camper non è. Guarda, ma l'ho visto. Camper era fermo. Ero fermo a prendere la mascherina. Sai, volevo vivere. Vabbè. Okay. Guarda le tre persone che stai cercando di ammazzare. È una bella linea difensiva, Andrea. Quindi sono morto. Scusate, sto facendo il tutorial di come si gioca veterano. Okay. Ok, perfetto. No, non è un tutorial, non imitatelo, perché la prima azione è la cosa più stupida che tu possa fare da veterano. E invece. No, è la cosa più stupida. E invece. Sto insegnando come si gioca, sto smurfando, grazie Cinghe per i 2 euro. Io, regà, non lo so. L'unico che può ammazzarmi... Oh, ma queste qui, questo qui, questi qui, queste le pinne qui, gli occhiali qua ho fatto, no? Oh, pure lo scudo, vabbè, raga, cioè. Vabbè, raga, c'ho pure lo scudo. Non mi può ammazzare nemmeno... Neanche lo swooper mi può ammazzare. Ah, posso... Raga, sono fucking immortale, cioè non posso chiedere sta per... Non posso morire sta per... Mo che è successo? Si è ammazzato su qualcuno potenzialmente. Sì, credo su di me, credo. E noi stavamo prendendo la maschera, quindi... Io non ho visto perché sta prendendo la maschera per l'ennesima volta. E... Vabbè, potrebbe essere lo sceriffo a sparata serena? Non lo so, non lo sappiamo. Boh. Io vorrei poter dare notifiche, però, cioè...
è più la gente che si suicida dei killer che fanno il loro lavoro. Due killer sono morti. Ci vorrebbe essere solo lo swooper, secondo me. Che è invisibile. Che non c'è Alteo. Perché il vampiro è morto per primo. Era spawner era vampiro. No, quindi Alteo non ha convertito nessuno. Il warlock l'ho killato io da veterano. Molto probabilmente rimane lo swooper. Ucciso lo swooper. Ma Rage si è perché il warlock ha fatto fuori. Penso Cocco e poi ha provato a killare me ed è morto, ed ha dato su me il warlock. Io se volete posso confermarvi che si tratta di un suicidio. Io mi sto in base a cosa? Nella cosa in centrale. Base cosa? In base al mio ruolo. In base? Scusa? Alle notizie che ho dal mio ruolo. È medico quindi Serena, Rage era lo sceriffo. Cosa dice di preciso? Okay. Okay. Cosa dice bello di preciso? Sì, body sì report: the kill appears to have been a suicide killed two seconds ago. Ok, ok. Questo ci hitta sempre, hitta sempre, cioè è sempre giusto. Sempre giusto. Se voi riportate un cadavere da medico nella chat di messaggini a destra avete. Ma non ha riportato lei. Tu l'hai poi. Ma sono vicino al cadavere, quindi mi fa vedere. Ma io non lo sapevo. Un voto. Ma neanche sarebbe impressi. Depressi, sì. Sì, se no come mi sono suicidato. Allora, Rage era sceriffo, Cocco era l'ammazza vampiri, Dado era il warlock, rimane uno svuperigno e lo svuperigno secondo me è Naimo. Dove sta Naimo? Grazie Fabiola per Diotto, bentornata. E io seguirò Naimo. Naimo, lo so che volevi scappare, mi spiace, ma c'ho anche lo scudo. Naimo, io ho deciso che passerò questo game con te. Perché sei quello che mi ispira meno fiducia. E quindi ti controllo. È un veterano con lo scudo. Non puoi fare nulla. Oh cazzo, l'ho perso. Ma Yakino dove è spuntato? Ma Yakino dove è spuntato, regà? Ma Yakino dove è comparso, regà? Scusate. Poli ha cliccato il fantasmino. Ma è Poli! È quel burlone di Poli! Cosa ha chiamato? Ballast! Dov'è Ballast? Ballast, regà! Ballast, regà! Cazzo! Dobbiamo i secondi abbiamo. Pochi, eh? Vabbè, è l'emergenza, regà. Sala riunioni. E devo dare una mossa. Porco di Dio, non è vero, dai! E ho visto Poli cliccare il fantasma di Cocco. Poli ha ucciso l'Hunter. Cosa? Cosa che ho fatto io? Cosa vuol dire cliccare il fantasma? Il primo crewmate che muore rinasce sotto forma di fantasmino e diventa l'Hunter. L'Hunter, se finisce le task, fa scoprire i nomi dei cattivi. Solamente i cattivi possono cliccare Cocco, cioè l'Hunter, che era appunto Cocco. Sì. E io ho visto Poli a fianco a Cocco che l'ha ucciso. Ma non so neanche come si faccia. Avrà cliccato su Cocco per sbaglio. Ma non ho... Io non ho capito un cazzo, quindi schipperò questa volta. Ma perché... quando eravamo sopra? Quando eravamo...
tutti in come, osservatorio, come cazzo si chiama? Osservatorio. Osservatorio, mi sa che eravamo. No, prima della crisi. Eravamo tutti, eravamo, c'era anche Yakin in osservatorio, oh, oltre raga, a Poli, credo me, anche Serena, ma non sono sicuro di Serena. Il camper sia tutto il game che continui a sostenere questa che sia il difensore degli innocenti, a me non va, quindi ma però Andrea, come verano. Volete. Bisogna sempre dare ascolto, allora, camper, quindi tu cosa sei già? Che è successo? Bravo, ragazzi! Bravo, bravo, let's go! Di nuovo. Bravo, Poli! Per forza! È il Chester! Non puoi forza! C'è lui! Va bene lo stesso! Va bene lo stesso! Grazie, Andrea! Non sono funzionale! Bravissimo, camper! Bravi, mi ricordavo che il Chester può uccidere la Hunter! Io era Naimo, cazzo vero! Grazie mille, Andrea, grazie! Se la smettete di morire, io posso pure fare le task. Cazzo. Ti viene bene il ruolo del gesto, sei proprio un pagliaccio. Sono andato in ansia, c'era la camper che mi stava pedinando. Ha scriptato le ROM pure qua. Grande giocata. 5 su 5. 5 su grazie mille. Dato, come faccio a chiederti non lo so che c'ha. Era veramente Naimo alla fine, c'avevo ragione. Mannaggia la malossa. Ragazzi, mi stava pedinando. Ma scusami, il fantasma di Coccole, ho ucciso tu Naimo? Sì, perché era tipo in alto a destra nell'angolino di schermo, ho detto dai, magari pensi che sono troppo distante. Era sopra Poli quel fantasma. Che purtroppo. Che peccato. Sì, in realtà il Chester può cliccare l'Aunt, in realtà, me lo sono dimenticato. Beh, figo. A me ha fregato perché per sbaglio ho cliccato il fantasma, per quello mi ha fregato a me. Sì, purtroppo è successo. Si capita queste sfortune. L'importante è che sia stato visto questa cosa. Ma io metà delle task non ho ancora capito come si fanno. Ma nessuno le fa le task, le fa solo l'Hunter. Le fa solo l'Hunter. Ah, impostore col carissimo Vieri, che sono Warlock Lower Deck. Ok. Vabbè, è già stato Le luci, ok. Chiamerò le luci a tempo debito. Abbiamo un cazzo di scudo, la Button Berry, fixiamo due crisi e siamo ingegneri. Cioè siamo un Megazord immortale. Posso letteralmente andare a ficcare il naso dove voglio e nessuno mi può dire niente. Ok, chiamiamo le luci. Io questa ve la fixo subito. Hanno già riparate. Beh. Allora, hanno chiamato le luci. Cocco è scudato da Dado. Perfetto. Dado medico. Cocco buono, noi giriamo insieme, noi non siamo. Voglio richiamare le luci. Perché non si poteva riportare? Perché non si poteva riportare? In a me ha fatto senso? Il report quando l'avete riportato. A me ha fatto il report sopra a riportare spam. Io non mi auguro che nessuno l'ha riportato perché dovesse riportarlo Dado quel corpo. No, e io sono arrivato e non c'era il tasto report. Spam, un pugno di denti. Ma chi è che c'era sul cadavere? Non ho capito. Io ho capito. Io, Cocco, Dado. L'importante è che fosse vicino. C'era Batte in 7 sul cadavere. Sì, no, c'era anche Serena nella stessa identica stanza. Ma facciamo finta che lei stesse effettivamente facendo le task. Facciamo finta. Stavo cercando la tazza. Sì, la tazza. Sì, la tazza. Ok, hai preso una tazza e hai ucciso Attilio. E tu con chi eri? Scusa, la tazza pazza che schiumazza, dai. Hai visto qualcun altro Serena lì dentro? No, no. Che hai visto? No. Non hai visto nessun altro? Hanno svuppato o hanno botolato? C'è la botola lì sotto probabilmente. No, gesterando. Ho fatto la task, ho tirato 4 cristi perché non trovavo la tazza e voi avete riportato. 4, e l'ha contati tutti. Non tutti, ci credo. Tutti. Lei sta dicendo un sacco di cazzate e per questo la voterò. Esatto, perché ne sono 3 di cristi. Dado, siamo tanti. Io safe? Skip. No, non fare niente, Serena, perché se tu mi tocchi Dado io skipperei. Allora, Serena, io ti dico soltanto questa cosa. Sono 4 partite quasi di fila che io faccio il medico. Io fra poco voglio che qualcuno mi ammazzi, quindi se vuoi venire Dado, e sei Dado, il killer, sì. Prego, vieni. Dado, te l'ho promesso. Adesso faccio quello divertente. Io ho dato lo scudo a Cocco, quindi pensa un po'. Apri la chat, sei il medico, Dado. Pensa un po'.
Ma infatti... Allora, Dado è il medico. Andiamo in Upper Deck. Pieri che deve aver, credo, svupato. Penso che potesse farla lui questa kill. Rick è qua sopra. Dove stanno le goms? Qui? No. Ma sai che le goms può essere una buona idea? Ma io ho paura proprio delle luci. Chiudiamo un po' di porte a caso. Fierichissimo. Oh mio Dio, Serena. Via tutti da me, vi prego. Io vorrei chiamare le luci. Raggruppare le persone alle luci. Basta, luci, basta. Fixo anche queste, io affanculo. Cocco è qui. Morto cocco. Audio? Sì. Oh, la mia vita è uno scherzo. È curioso la cosa che è successo. Io... No, ragazzi, io ho lasciato cocco per un secondo. Fermi un attimo. Come cazzo è morto? Io ho riportato uno che si è ucciso cercando di uccidermi. Ma non sei, è un grigio, sono morti due grigi, quindi non sapete che cazzo erano i due. Allora, Cocco era scudato, quindi per morire doveva letteralmente... Ti è flickerato lo schermo, medico? Ma il medico è il Dado. Sto chiedendo a Dado. Probabilmente Dado ha scudato il vampiro o ha scudato qualcuno che poi è diventato il vampiro. Mali mortali. Ha scudato Cocco, Dado. Mali sì, ma probabilmente ha scudato uno che era safe qualcuno... e poi è diventato un vampiro dopo. Mortacci. Scusa, io non ho capito in funzione. Cioè, se il killer... attacca uno che ha lo scudo, il killer ma muore. Ma guarda, è molto facile che Yakino sia l'ammazza vampiri. No, perde solo lo scudo, è una Banshee. Ah, ok. E quindi si skip. Niente, ragazzi, mi avete tolto, mi avete tolto l'unico giochino di questa partita. Niente, andate. Cock e Rage hanno... provate a killare Yakino, non ho capito. Probabilmente erano i vampiri, può essere. Ok. Cioè, quindi se il vampiro cerca di uccidere la caccia vampiri... L'ammazza vampiri è l'unico immune ai vampiri. L'ammazza vampiri non può essere morso. Se qualcuno, se un vampiro morde l'ammazza vampiri, il vampiro muore. Muore istantaneamente, sì. Ok. Se i vampiri sono morti tutti, l'ammazza vampiri diventa uno sceriffo. Quindi se adesso Yakino diventa uno sceriffo, perlomeno possiamo sapere che sono finiti i vampiri. Se ammazzare Poli così ne perde una? Non funziona non è detto che perda se no, è vero, assolutamente non è detto. Yakino ammazza vampiri, può darsi. Sono tutti sotto. E sapete che chiamo io? Chiamo le comps. Dai, dimostrami che sei buono. Poi non sta facendo nessuna task. Teme, non sa cosa fare. Ma non la faccio neanche se mi pagate questa task. Quattro secondi, ho trollato, dai. Due secondi, uno. Devo andare ad ammazzare la gente. Oh, cazzo. Andrea. Sì. Oh, così non rompe le scatole. Spawn è o l'engine, o il gesto e un troll. Hanno svupato Dado. Ma c'eri tu sopra quando è esploso? Certo che ero io sopra, l'ho riportato. È morto davanti, Dado era il medico, l'hanno svupato. Ha fatto l'animazione? Chi era nell'ascensore della morte insieme a Poli e altre tre persone? Dado. No, regalo, ti dico chi non è lo swooper. Serena e penso Yakino? No, io con Spawn che saltava in giro per le botte. Chi era assieme a Serena? Allora, io in ascensore ero con Naimo e Poli. Esatto. Yes. Confermo. Dovevano essere tecnicamente tutti con me in communication a fixare la crisi. Tu, Camper, che hai visto? Ma Serena, che vuoi che abbia visto? L'hanno svupato, Dado. È l'unico invisibile era Fieri che in tutto ciò, se proprio della sezione invisibile. Io sono entrata dentro parte con della due. Mappa. Se sì. Io sono entrata dentro con due, tu e ne hai visto solo uno dei due, magari mi hanno svupato sotto al naso mentre risolvevo la crisi. Sì, è quello che è successo. Infatti ho riportato, ma non poteva essere lo sceriffo Dado perché è medico.
No, ti sto chiedendo chi era di fianco a me, se Nine non o me Poli. Lo ricordo, ma chi era a fianco a te era buono, non si è mosso. Io sono tornato su, io sono tornato su. Quindi dove è accaduta questa cosa? Io ero in admin, c'erano quattro persone. Io ero in admin a guardare le teste. Raga, votare sempre, cioè, volevo dire, ma cioè... sei voti, su sei. Cioè, votare è un diritto, ma qui è un obbligo. Quindi Fieri, che era in Albini e sapeva che c'erano quattro persone a destra? Sì. Oppure le teste, a sbuppa... sto zitto. Mamma mia, ho preso il Frosty, potevo far triplo, ho preso il Frosty, porca troia. Ho preso il cazzo di Frosty. No, io chiamerò le luci appena posso. Anzi, Ballast. Chiamo Ballast. Andiamo a fare sta ripla in Ballast. Doppia kill. Audio? Interessante. Okay. Allora io, hanno sfruttato Serena anche stavolta. E Yakino però era a Ballast, risolve la crisi. Quindi non può essere Yakino. Yakino è ammazza vampiri probabilmente. Io sono appena entrato sceriffo e lo sono entrato dopo la fase di prima. Quindi il vampiro è morto nella fase di prima. Quindi Serena era il vampiro, l'hanno sfruppata. No, nella fase di prima, non questa, in quella di prima. Dado... Io questo round l'ho giocato da sceriffo. Quindi Dado era il vampiro. Ah, ok. Vabbè, okay, io non sono sicuro che spawn è Jester. C'è sta lo swooper, raga. Yakino non è sicuro. Allora, spawn meno. Tra spawn Naim e Fieri. Allora, un 50-50 tra Naim e Fieri. Io sono molto silenzioso, ma non riesco. Non ho ancora capito come si passa dalle porte che hanno la scheda di fianco. Clicchi col tasto E, selezioni la lettera e giri la manopola. Perché tu non puoi essere campione? Ah, questo... perché mi svupano davanti le persone. Sarà spawn, ma sarebbe meta dirlo probabilmente. Non è spawn, perché spawn è safe. Allora, anche Andrea rientra quindi nel pool dei cattivi. Allora, io sono perché sicuro per solo me, di te, a meno che non sei un psicopatico. Probabilmente io pensavo fosse Fieric perché ha detto di essere ad admin, ma magari era invisibile tra quattro persone e ne ha uccisa una. Però Fieric secondo me è buono perché ha fatto la domanda della cosa. È che un 50-50 tra Fieric e Naim. Il prossimo turno è buono Fieric. No, è buono Fieric. Grazie. Ma io vorrei uccidere. Abbiamo vinto o Naim era il Jester? Non lo so. No, avete vinto. È buono Fieric, mi voto. Io che vita triste. Madonna, triste e dir poco. Meno male che mi sto finendo il vino, calcola. Che schifo quello, almeno quello. Abbiamo vinto, ragazzi. È una vita veramente. Ma porco Giuda. No. Spawn, eravamo safe noi. Nada. Tutti e due pescati. Vampire Spawn, quando tu hai detto che Fieri che era lo swooper, io mi sono emozionato perché ho detto: questo è o è l'uomo più intelligente del mondo, vampiro, o è l'uomo più sculato. No, vabbè, era il Madonna, Dado, avevi il Frosty. Se non c'avevi il Frosty, facevo il tripla. Porca troia. Per quello. Godo come una merda. Perché ho killato Dado. Volevo correre verso Serena e Yakino, ma Cristo Dio. C'era il Frosty. Godo come le merde, godo. Non so cosa sia. Il Frosty praticamente. Chi uccide il Frosty viene rallentato per 10 secondi. Ero molto lento. È un modificatore. Io ho detto: ma questo è lo swooper più scarso sulla faccia della terra. Se ammazza me e poi è reporta. Ho detto: questo è più stupido. Io volevo fare tripla, però ho dovuto reportare e dare la colpa allo swooper. Oh no, un fantasma ne ha ucciso davanti. Come posso fare? Faccio doppia in balla. Apro la porta e mi trovo di fronte Yakino e faccio: oh cazzo. Oh no. Ma come è successo che Cocco sculato è morto? Perché è diventato vampiro? No, perché ho colpito Spawn. L'unico Cocco ha killato l'ammazza vampiri. Ha morso l'ammazza vampiri. Spawn è stato molto divertente perché nel primo round io da medico mi sono fatto mordere contemporaneamente al fatto che io dessi lo scudo
a cocco. E quindi io ero diventato vampiro, ma lui aveva lo scudo. Quindi eravamo tipo perfetti. Cioè, eravamo perfetti. Con l'alibi di ferro. Con l'alibi di ferro. Ecco, e invece l'unico no. problema è che l'unica persona che vedo in basso a destra, dopo che è dato ammazza la Rage, era Yakino. Se non è di niente. Incredibile. Okay. Io ho fatto quasi un cazzo a sto game, ho ucciso una persona. Ma tu eri veramente. Grazie. Quindi ad admin. Ero veramente ad admin. Vincere. Adesso ammazzo. Cazzo, se Serena mi avesse detto che Andrea aveva fatto l'animazione, allora. Col multitasker, crewmate. Questo è divertente. Questo è fucking divertente. Questo è molto divertente. Sapete che c'è? Che io... Dov'è Cocco? Vabbè ragazzi, ma allora, ragazzi, avete rotto i coglioni di morire in 3 secondi. Rage, sei molto, veramente molto sfortunato, Rage. Ma Andrea, ma perché cazzo devi cliccare veterano subito? Non sono il veterano. No, allora Rage era il vampiro. Rage era il vampiro, sono l'ammazza vampiri. Signori, abbiamo due sceriffi. Ma parla, va bene. Va bene. Signori, sto cercando una corda su Amazon. Certo che da vampiro beccare su 11-10 persone. Ammazza vampiri. Aspetta un attimo. Aspetta un attimo, Camper. Sto leggendo le stelle. Cosa c'è scritto qua sulle vitamine? Uno è Fieric. È la vitamina molto. La vitamina F? No, è la vitamina C, è zinco. Perché non l'ho capito. C'è scritto lì, è in tedesco. Non so, non sono bravo in tedesco. Raga, lo so che i vampiri provano sempre a portarmi nel loro territorio. Però se sono ammazza vampiri. Vabbè, allora seguiamola col decocco. In realtà è perché devo andare in bagno, quindi sparerò a Fieric e poi vado in ba. Ah, ma Fieric è medico. Fieric è medico. E allora, vieni qui Attilio. Ti seguirò in capo al mondo. Ma questo è a fare task, Attilio. Ma questo è a fare task. Dai, Attilio, ma fai il bravo. Ma che sta a fare task? Bink, ma è una task sta roba poi, secondo te? Una task? Devo andare sopra, però. Ding dong. Ah, ho reportato, sì, report inutile. Is murder on dance floor. Perché report inutile? Kill the crew. Perché si è sgozzata da me. Cazzate. Senti, abbiamo finito la gente che si può altrimenti ammazzare. Altrimenti che cazzo report a fare? Non basta. Sapevo è che perché cazzo l'hai ammazzato fare. E poi eri tipo, ma cosa faccio adesso? E poi bam. Boh, report, oppure una perché... mi si ammazza addosso e faccio lo stesso pensiero, vale uguale. Che cazzo faccio adesso? Se arriva uno e mi vede che non reporto, porco dici, mi scambia per l'impostore. Porco, per quello porco adesso no, dici no. Attilio, quanta voglia hai di un proiettile in fronte? Ma zero in realtà. Votiamolo, non capivo perché dai. Mi seguissi. No, ma ti metti a fare la task, Attilio, che era una task quella. Ah, una sì, task. Quella dello spazzolone. Non esiste la task dello spazzolone. Sì, sicuro che non lo voglio il proiettile in fronte. Sei sicuro? Sicuro. Che dato non sia lo sceriffo. In quel caso vienimi a sparare. Allora, Rick è il medico. Serena era probabilmente lo sceriffo, I guess. O Naimo era il veterano, però non ha chiamato il suo ruolo. Ma Attilio è sotto. Attilio è sotto. Oh, l'ascensore. Ascensore. Ah, vieni qui Attilio. Vieni qui Attilio. Vieni qui. E Attilio vuole un proiettile in fronte, glielo facciamo avere. E Cocco è il medico. Vorrei vedere l'esecuzione. Dai, fallo. Io non killerò nessuno. Godo. Per piacere, mi fissate le luci. Non vedo più passi dei poli. Poli si è ammazzato su spawn.
E tutti che si ammazzano per questa lobby. A me non piace. Una volta va bene, due volte va bene, alla terza mi avete rotto il cazzo. Ragazzi, c'erano le luci, io non vedevo niente. Penso che Attilio sia sussi in questa cosa. Sono la torcia. Sono la torcia io. Sì, sono la torcia. No, raga, è molto probabile che sia il jester. Ma molto probabile che sia il jester. Allora, tu a Rocky prima hai detto... Se fosse l'impostore, chiamerebbe le crisi per sfuggire alle mie grinze. Potevo sparargli, ma non l'ho fatto. Perché quello. Sono finiti i vampiri, figa. Io volevo farmi palettare perché tu non eri veterano, giustamente. Perché niente. Se fosse stato un impostore per davvero, poteva chiamare le porte, poteva scappare tra le botole, chiamare le luci, eccetera. Invece è rimasto lì 10 secondi. Io ero lì per farmi sparare, se proprio allora capito. Quindi era per farmi palettare, jester... però devi spararmi. O il jester, ma se mi spari, o è safe. Non è attivo, secondo me. Andrea, se sono jester e vengo bene, a farmi dai, lo dirò, sparare, non sono molto sveglio. Non è che fa molte cose, non è che il jester può chiamare morte a una scorciata. Eri morta, eri spacciato, Attilio, se volevo poi spararti. Poi si è ucciso su di me, io stavo aspettando che Andrea sparasse a Attilio. E te per che sei spawn, eh? Io sono un buono che ha subito una serie di sei spawn, dai. Safe. Io sono investigatore. Sì, magari sei pure la spia, dai, buttalo fuori. No, sono investigato. Ragazzi, Poli si è ammazzato. Basta. Su Spawn. Stiamo votando Spawn. No, non stiamo votando Spawn. Impostori. Stiamo votando Spawn. Impostori che cercano chi votare. Mi ha rotto i coglioni, buttalo fuori. Scusi. Ma no, ragazzi. Bravo, Pieri. Brasco di clown. Bravo. Di questi impostori di merda. Non lo so, troppi sceriffi secondo me ci sono in questa lobby. Buttiamoli fuori questi impostori. Tutti. Non può morire la gente. Tutti, basta. Fosse stato un veterano avrei potuto capire, ma non era veterano. Allora c'hai 200 IQ, complimenti. Sì. Allora cosa? Non ho sentito, mi sono mutato, vabbè. Ciao Iachino, vuoi un proiettile? Proiettile extra large. Oh! Sarà il giullare o sarà il jester? Eh no, sarà l'ingegnere, I guess. Sarà l'ingegnere, I guess. Iachino, mi fai laggare, eh? Brutto che mi fai laggare. Ma lo swooper che mi compare di fronte? Ballast. Dove va Fieric? Sono morto e abbiamo vinto. No, il Frosty di merda. Chi è il Frosty di merda? Iachino. Chi mi ha salvato? Non riuscivo a prenderti. Madonna. Ma avevo anche lo scudo. Okay. Avevo io, Ho capito, ma ho ammazzato. Non ho ammazzato il medico. No, quanto pare. Sì, mi ha ammazzato. Il medico è morto, però io avevo dato a camper lo scudo fin dall'inizio. Ma cos'era? Ma se il medico muore, lo scudo se ne va. Quindi se io riuscivo a prendere anche. Se riuscivo a prendere anche camper, ammazzavo tutti. Ma mi hai ucciso lui. Hai fatto quadruple e ti ho sparato in fronte io. Fanculo, che sfiga. Cazzo, meno male. Mamma mia, ci danno tutti lì sopra. Bellissimo. Io ero pronto chiuso comunque. Non so perché ce l'aveste con me. Una bellissima pentakill rubata. Ce l'avessero con me. Io faccio l'ultima. Ma io devo scappare. Va bene, grazie. Spero ti sia divertito. È andata meglio di quanto pensassi. Ciao ragazzi. Ciao, grazie mille. Spero ti sia divertito. Raga, ho tolto il jester. Vado in bagno e ricominciamo. Mi sono perso, cos'era Attilio alla fine? Era prosecutore, io ero investigatore, tu ci hai buttato fuori per la gag. No, io Attilio non l'ho mai buttato fuori. Hai buttato fuori per la gag. No. Perché eri molto buttato fuori per l'impostore. Per la gag. Sono troppi sceriffi. Cioè, sono allora, ho tolto...
Ho tolto il jester e mo possiamo ricominciare. Siamo in 10. Perché era un brutto ruolo? No, perché siamo perché in 10. Perché siamo in 10. Ah, perché c'è un obiettivo. Killer. Ti prego, non il medico. Okay. Quando ci fate le date, medico? Ma. Oggi l'ho un po' smurfate le partite. Sono on fire. Faccio una strage sta partita. Faccio solo doppia all'inizio. Spero non mi votino. Mi ficco in una botola e basta. Faccio finta di aver sbagliato posto. Vado qua. Chiudo tutte le porte del gioco. Tutte, tutte, tutte. Saranno... Mi metto alle docce. Chiamo Ballast che verrà fissato dall'ingegnere Ista subito. Ok, questo è... Due devono farne di Ballast. No, 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 no. Io non mi do le botole e non mi muovo. Grazie Leonardo Debole. Cazzo, Rage c'ha lo scudo. Mi ha visto con Iachino, niente, non si può ammazzare Rage. Ti gira. Guardiamo Iachino e Dado che vuole killare Iachino. Non lo killa Iachino, Dado. Oh, Feria, ne sa una più del diavolo sto stronzo. You've not had Guild Grow. Sì, me la succhi. Ah, che cazzo pensi di chiamare Ballast e poi venirmi da dietro? Oh, sei scemo. Niente, spone la un po' rogna. Cos'era Spawn? Scusa, cacca. Boh, era cattivo, gli ho sparato un colpo in fronte. Sei una carogna, sei. Perfetto. E skip. Perché skippi? Non perché dite qualcosa. Tu sei certo che quello sia un... Dai, ma perché vorresti skippare, eh? No, no, io voglio sapere perché tu sei certo che io ho detto la verità. Dado, cosa stai cazzo facendo? Cosa per invece tutto mi dici che non stai dicendo io? Io? Appunto, io ti ho guardato intensamente. Ma stracazzo hai fatto tutto questo game, Dado? Chi lo era sa? Era fermo immobile in un corridoio. Chi lo sa? Stava proprio aspettando che passasse il cooldown, Dado? Proprio Dado. Quello. Stava palesemente mangiando latte e biscotti. Ma ragazzi, io mi metto le mani dietro alla cazzo di Luca. Ah, volete capito, venire a sceriffarmi? Prego, sono qui. A vostra disposizione. Ho capito. È medico, già morto. Venite, qual è il problema? Venite. Arrivo. Il prossimo stronzo che mi guarda male, guarda, devi pregare Dio. Beh, sicuramente non è Swooper. Però guarda un po', neanche gli impostori e il vampiro lo votano. Che strano. Che strano. Nessun cattivo lo vota. Che cosa incredibile. Tu invece sei l'ingegnere, vero? Mi dicono da sì, tanto non puoi killarmi. Lo so che sono l'ingegnere, ma non puoi killarmi. Sono unkillable. Sto nelle botole che è un pascià. Faccio... Fup! Andiamo in lower Robby. Ah, ma sono avanti ancora? Quante botole! Le telecamere sono accese. Oh. No, è buono. Dai, chi è il prossimo stronzo che vuole venire a fare lo sceriffo dei miei coglioni? Dai, vediamo chi è il prossimo stronzo, dai. Il prossimo sceriffo? Dado, per me tu stai un po' dicendo cazzate. Siccome i vampiri sono morti? Io lo ripeto, in realtà, chi lo sa. Però, ripeto, se tu sei lo sceriffo e vuoi essere sicuro al 100%, Non ti sparo. Il gesto non c'è più, giusto? Non c'è più il gesto. Un'altra cosa, Dado, io mi fido talmente tanto di te che se tu mi dici una persona io gli sparo. Va bene, allora Attilio, mi puzza di cazzo. Ma ti pare, guarda. Ok, no, ti tolgo le opzioni, ok? Non possono essere né Iachino, né Attilio, né Camper.
E okay, io grazie. Confermo tra i due Rage e Serena. Mi sta sul cazzo il coniglio. Serena, vai. Bravo, figurati, anche perché io Serena sta facendo dei passi strani, volevo dirvi, infatti. Si chiama andava passo doble. Andava anche a passo dell'impostore. Sì, sì, Brigitte Bardot, dai. Io te lo dico, dato, se io muoio, ti vengo a prendere. No, Cocco, okay. Me la prendo occhio la responsabilità. Cocco, forse Serena è bella cattiva. Ti vengo a prendere. Rage, firmato. Serena è cattiva, va bene, andrò a cercarla io personalmente. Sì, è Virgin Mojito. Ah, che bella qua, sta botolina. Vado su, vado giù, vado su, vado giù. È manco brutto sto posto. Posso controllare sia sopra che sotto. Oh, Serena è passata su. Attilio? No, le luci. Oh, fuck. Godo! Apsidis, ragazzi, ma che strano comunque che sia appena morto Cocco così, è strano. Mi sei sparato addosso. Ah, e quindi mi stai dicendo che no, ragazzi, chi è che ha scudato il cattivo? Chi è il medico? Si dichiara, scusa, posso insultare. Io ho scudato Ajax. Ok, no, non voglio insultarti. No, non ha è un fenicottero, non posso insultarti, mi spiace. Vabbè, scusate, Dado è buono, Cocco è andato safe, allora, Andrea Iacchino ragazzi dovrebbe essere in giro. È Oregio Serena per forza, cioè, Ma Dado... Cocco mi si è appena sparato addosso, Attilio. Allora, la questione è questa. Io potrei fare qualcosa, Cocco, ma era non lo sceriffo, posso effettivamente farlo. Era lo sceriffo, se l'ha dichiarato, quindi la call di Serena può essere corretta. Potete votare quello che vi pare, tanto è già finita. Prosecutor? Quanto cooldown ha lo sceriffo, scusate? Oh, votatemi, uguale tanto, non conto solo il mio. Se Rage Prosecutor ha già chiuso sta votazione. Io nel dubbio voto Rage, perché magari ha fatto tipo il gioco mentale. Bravo, bravo. Guardate il mio voto. Ammazza, posso dire, una cosa? È finita la partita? Dire una cosa? Ma se le luci sono spente e io sto spammando kill, perché cazzo non parte? Non perché sta bruciando di connessione, zio. Ti ho bruciato. La connessione. È finita la partita, no? Capita. Qualcuno che mi regala una connessione nuova, grazie. C'era l'altro. Ah, vedi, grazie, ok. Come muoio io, nessuno. Mannaggia. Spawn. Un saluto, vado a dormire. Buonanotte a tutti, vi mando la registrazione. Grazie, Iachino. Ciao, Napoli. Che fa? Mo stacchiamo? No, scusa, chi è che ha detto questa parola? Ma staccano le wolf. La tua kill era perfetta, perché nel senso sono lì a fare la coda per ballast. No, ma sto dicendo ci sono le wolf, zi, non me ne frega un cazzo. Mi è già passata la voglia di giocare le wolf, le odio. No. Siamo in 9, servirebbe un decimo. Ma certo, ma aspetta che scrivo il codice in chat. Volete scrivere nella mia chat del calcetto? Vedo se c'è il decimo. Ma guarda, Chris della chat del calcetto non lo vogliamo. Si può anche finire qui, non è che bisogna... Però mi sa di sì. Cioè, ti imbara il cartellino così presto? Capito. Dai, ne facciamo una in 9, togliendo ma in 9 come la facciamo? Il merda di investigatore, il medico, uno dei due. No, sai cosa devi togliere? Ti prego, togli il medico, ti prego. No, ti prego, togli il medico per me. Ho tolto il medico. No, Gamper, potevi togliere i vampiri e mettere dentro... un neutrale cazzo di schiaffo. Andrea, ci sono 4 e 2. C'è vampiro doppio impostore in 9, forse è un po' troppo esatto. Forse un togli un vampiro e metti dentro un neutrale. Facciamo così, tolgo il warlock e lascio i vampiri. Ok. I miei vampiri toglio, mi stanno sul cazzo. Ma perché ti scendono ancora random? Facciamo così, rimetto il jester. Ci sarà un solo impostore. Togli il vampiro. Non è meglio jester doppio... No, è che no, facciamo piace così. Correre. Facciamo il jester, il vampiro e un solo impostore che sarà, che volete, Swooper o Warlock? Mettilo a caso. Serena, basta fare il tapirulan, mi metti ansia. A caso? Cosa sto facendo? Sono fermo. 50 e 50? Ma ti vediamo come. Ma è immobile. Mi piace tryhardare qua. Dado, tu stai facendo epilessia. Va bene, ma ti sei è vero anche. Sono fermo. Siamo sull'ultimo game. Ma è vero. Si parte. Oh, ora sei fermo. No, stava what the fuck, stava tremando.
Crewmate col multitasker sono il Vampire Hunter. Un'altra volta, ah, io ci scommetto che sto gioco mi rimette Rage Vampiro. Faccio il veterano bene, vaffanculo. Non faccio come Camper che lo clicca subito. E qua Rage, mordicchiami. Non è Rage. Non è Rage. Ah, Andrea ha dato a Rage il vampiro. Vedi qui, sbonino. Sbonino. Il paletto. What? Cosa cazzo era? Sono morto io. Oh yeah, Palo? God. Oh mio Dio, se... un bastardo. Che è successo? Ma io credo che Andrea abbia dato a Dado il vampiro e entrambi avrebbero sparato. Proprio papale papale, una roba del genere. Oh mio Dio, voglio... Vi dirò di più, forse l'ha messo pure a Rage il vampiro. E Kai Dado ha sparato a random ancora di più, eh. Possiamo buttare fuori Rage e vincerla subito. Voglio cancellare. Con le telecamere la aperte, non ho visto niente. L'ho chiuso e già sapevo cosa era successo. Già lo sapevo. Sei incredibile, Spawn. Voglio cancellare la mia esistenza. Sei troppo non forte. Non so se mi fosse scaduto o meno il potere del veterano. Che non lo so, probabilmente no. Chi lo sa, so, magari sono buoni. Chi lo io so, voglio, fare domanda, voglio fare una domanda a Naimo. Ma che cazzo c'entra Naimo? Spawn, visto che tu vedi tu che fai nella vita? I cazzi miei, tendenzialmente. Ma i cazzi tuoi vuol dire che passo tra le botole e poi te ne vai? Eh? Sei l'ingegnere. Chi è che passa? Io... Vabbè, ma si aggiustano le botole. No, vuoi sapere, vuoi sapere perché Davolo stavo nei pressi di una botola? Sì. Perché io sapevo che c'era qualcuno dentro. E come fai a saperlo per caso? Sei un impostore? Posso forse sapevo per certo che c'era qualcuno nella botola, perché se c'ho... Oh, porco, come cazzo te lo dico? C'era l'abilità. Chi è l'ingegnere? Non io. Possiamo prosecutare ora su Rage? Naimo, ma è rimasto fermo nella botola. Dici che devo self votarmi col prosecutor. Ha cambiato botola. Provaci. Ha cambiato botola, sarebbe figo. Non è possibile che abbia cambiato botola. Ah, Spawn mi ha votato, Naimo è stato votato da qualcuno che non farà il nome. Che ridere. Sì, sa chi è. Okay, chissà chi è. Ok. chissà chi è. Il PM. Chissà chi è. Dado. Non dire nulla, ti prego, non dire nulla. Io sto cercando. Io ero l'ammazza vampiri. E porco, io ho visto qualcuno che moriva. Ho detto, boh, sarà il cattivo. Mamma. Quante possibilità c'erano tu da ammazza vampiri di beccare il veterano? Col veterano attivo. Io non ho parole. Mamma mia, quello che ho fatto è veramente sleale. Cos'hai fatto? Ho fatto capire a Rage che lui, Serena, è un cattivo. Come hai fatto? Da Hunter. Ah, eccoci qua. Chiamala Rage, chiamala. Dillo. Chiamala. No, non c'è bisogno che lo dico. Lo faccio e basta, aspetta. Prosecute, apposta. Ah, perché? Ciao Serena. Hai smesso di correre, Serena. È impossibile che sia sempre Serena, però l'impostore. Un uccellino mi ha cantato. Maledetto uccellino. E chi è l'uccellino? Mi sono piaciuti gli uccellini. Quindi in tutto questo, Spawn ha detto soltanto minchiate, vuol dire che c'è ancora il vampiro? Capiamo, magari non era un Warlock non era Rage. Che si è ammazzato su di me. No, Rage è Prosecutor, dai. No, ma dai, davvero? Ma io non lo sono. Tu sei pazzo. L'ho risolta così, Dado. Da Hunter ho cacciato fuori Serena. Hai fatto bene. Guarda, ma Spawn veterano che ha fatto la doppia su me, ammazzo vampiri e Dado sceriffo. Cioè. Ho provato 4 volte a mandarli in ballast. Comunque, che volevo provare finalmente il Warlock. Niente. Io cocco.
Dammi qualcosa. Tu è sotto, non c'è niente. Che finisca okay. Male, fieri che è il Jester. Fieri che è il Jester. E... allora, fermi tutti. Fermi tutti. Mi sono spostato nella botola, vedevo fieri che fare su e giù nella botola in cui ero dentro. Fieri che è il Jester. Potrebbe fieri essere che la stavo un attimo controllando. Prosecutor. Aspetta, ma il Jester può l'ingegnere. L'impostore sì. Vampiro è tra Tilio e Naimo. E io sono investigatore. Io allora, ho proprio voglia di votare a Tilio. Naimo lo sceriffo, bro. È Naimo perché io sono investigatore, ho visto i passi di tutti, tranne quelli di Naimo e Fieric. Cazzate. Se Cocco mi conferma al primo round questo. Se puoi farlo ancora. Non posso. Naimo ha detto che l'ingegnere si è spostato di botola, ma siccome Fieric è il gesto, è impossibile, quindi ha mentito. No, ma in alta sinistra c'ero io, Tilio. Non ho detto l'ingegnere. So per certo che c'era qualcuno nella botola e si è pure spostato. Io ti ho chiesto, ha cambiato posizione. Dai, e tu mi hai detto sì. Naimo. Ma quando ma c'era nella quello botola. Nella botola, Attilio! Oh, scusa, ma te lo saprò dire io che ero lì sotto nella botola. Che botola. Che devo dire? Eri tu. Attilio era nella botola. Ero io nella botola. Lo saprò io. Comunque Naimo, io sono investigatore. Niente, ciao. Cazzate. No, è vero. Cazzate. Vogliamo perdere? Aiutate. Barbaci ciccocò. Ma che ambarabacci ciccocò? Scelgo pochi, voterò. Adesso voto comunque quello che voglio, perché Naimo ti volevo buttare fuori dal primo round. Allora che cazzo volete da me? Oh, volevo andare contro di te, ok? Ma Naimo, okay. Ma converti qualcuno, no? No. Perché non hai morso nessuno? È vampiro. È vampiro. Ho beccato due cristiani per due nanosecondi e volevo bastava beccare... quello. Bastava cliccare qualcuno. Giovanni, tu sei il veterano. Io non ammazzo vampiri, date lo sceriffo. Molto bene. Allora, dalla mia visuale è successo questo. Io entro in telecamere e vedo un tizio che scoppia a fianco a Spawn. Uno paletta me e lo sceriffo esatto. Spara a me. C'era esatto. Anche questa opzione, ma mi piaceva più quella di avervi fregati tutti. Godi coglione. Vuoi vedere che Spawn ha fatto la gag su Camper, capito le robe? Adesso lo ammazzo, proprio. Sai sì, cosa? È che mentre facevo i cavi sentivo qualcosa che mi punzecchiava la schiena, ma non capivo. Ma scusate, inizio ma partita. Non ci sono certo. un po' troppi civili che possono ammazzare la gente. È quello il no, bello. No, no perché in teoria ci dovrebbero essere uno sceriffo e uno che ammazza i vampiri, due vampiri e un impostore. Quindi è... Ma quindi qua è Naimo non ha convertito nessuno. Naimo da vampiro non ha morso nessuno e quindi è rimasto da solo. Ma perché Naimo non è bravo con queste cose di chiesa a convertire persone, è normale. Ho beccato la gente oppure ho beccato Spawn che era veterano, quindi poi uno quindi beccato, avresti ma mi sfiga. Sfiga. Chi è il nono che manca? Io ma non mi fa più rientrare. Non ti fa più rientrare, sai perché? Cazzo. Perché sei scemo. Oh, è stato bannato da Mongus. Oh, invece è tornato. Bannato da Mongus. Dai, l'ultimissimissimissima. Sì, l'ultima per aggiungere l'impostore così. Ho proprio voglia di ammazzarvi tutti col veterano. Porca troia. Ci eri riuscito prima. Sì. Il Frosty. Utile, ma... Ancora Vampire Hunter. Ancora. Chi mi mordicchierà stavolta? Vabbè. Pure immune. So pure immune che c'ho lo scudo. E allora... Vado, non è... Il vampiro. Seguirò lo Spawn. Seguirò lo Spawn. Cazzo, ammazzerei tutti tranne Andrea e direi nel meeting Andrea, tu sai il mio ruolo, quindi non diciamo niente. Gag potentissima. Ok, abbiamo pure caricato il potere. Oh, che tu fa, Fieric? Non uccidiamo nessuno. Porco Giuda, ci devo ammazzare. No, giustamente doveva partire la kill nella mischia. Come cazzo? Era Spawn. No, credo di aver fatto io. Tu credi?
ma non hai fatto effettivamente, quindi credo sia Spawn. Ma cosa c'entra Spawn? Allora, fermo qua. Allora, l'hai ammazzato e te ne sei allontanato. No, mi sono allontanato per non prendere le quintuple. No. O è stato lo Swooper, che ci potrebbe essere, perché l'impostore può essere o Swooper o Warlock, dipende dal random. Oppure, boh, magari... Allora, io la scena che ho visto sono salito, ho visto... Era sopra Attilio, Fieric. Ho capito, ma... Attilio è palettato, dai. Quello che ho visto io... È stato. E Attilio sarà il veterano, suppongo. Yes. Posso dirlo due secondi? Sul palco. Oh, ho visto salame cadere, Spawn che viene verso di me, verso il basso. Sì, ma io ho visto anch'io la cosa. Ma se vedi salame cadere, io devo fare il dash per ammazzare. Non ho l'ho visto anch'io la cosa, Fieric, che era sopra Attilio ed è morto sopra Attilio, Fieric. Si è sparato. Sì che skippiamo, infatti. Cioè, Cocco, calcola che io e Spawn abbiamo fatto giro tondo per tutta due. La partita. O Attilio il potere e Fieric era il medico e magari ha dato lo scudo ad Attilio, oppure ha provato ad ammazzare una mischia. Farebbe ridere, però, te lo posso dire. Vieni un attimo con me, ok, va bene. Sì. Se mi porti in un angolo buio oscuro della mappa mi piace ancora di più. Ah, vengo anch'io se ti porti in un angolo oscuro. No, no, fatti i cazzi tuoi tu. Ma non ti cazzi tuoi. Io voglio venire. Ma stanno parlando tra di... anch'io vorrei venire, ma... Però non sei stato scelto per venire, vieni, ma fa culo. No. Perché penso che Cocco sia proprio... Ma sono finiti... i vampiri. Io sto col veterano. Quindi era un vampiro. Oh. Era un vampiro. Eh sì, era un vampiro. Ha svupato. No, è veterano. Era il veterano. Fieric era il veterano. Fieric era il vampiro. Ha morso il veterano. Attilio, torna da me per piacere, che se becchiamo gli dado cocco sono i... Arrivo in ritardo. Turbo in ritardo arrivo. Ammazzo tutti i vampiri di merda. Manda... Via. Godo come un bastardo. Il gameplay della vita. 1-2 sono i vampiri sicuro. Andiamo in sala riunioni. Spawn. Quello che ho capito è Spawn e il Warlock. Sì, l'ho visto anch'io dal piano di sopra. Esatto. No, ma non è Spawn, l'ho fatta io la kill. Io l'ho visto botolare forse in infermeria. Ma sai, Spawn, se killi e ti dimentichi che sopra di te c'è sta un soffitto col vetro. No, un chilometro quadro di vetro. No, signori, il peggior Warlock della storia. Comunque, i vampiri sono tutti morti. Certo, sono Dado e Cocco, sono messi d'accordo. No, era solo Fieric il vampiro. No, era solo Fieric a cui ho pensato io. Non è vero. Spawn, ti tolgo anche il piccolo dubbio. Se pensavi che ci fosse ancora il prosecutor, l'hai appena killato, stronzo. Ti sta bene, pezzo di merda. Ti ho detto, non c'è Attilio che è il veterano free. Cioè adesso... sono finiti tutti. Ok, fine la partita. Non è Spawn, basta. Ma che cazzo vuoi? Non ho fatto niente. Tu dici il mio nome a caso, poi dici che sono io. Non ero io, sì, ma non l'ho fatto niente. Allora, ora sai cosa ti faccio vedere? Ti faccio vedere il mio gameplay di Devil May Cry 5 misto al tu che scendi dopo che cade il salame. Ma sono sceso perché ho detto, poi non clicco niente che qua poi mi buttano fuori. Mi buttano fuori anche se non faccio niente. E ti ho visto dall'alto. Ma no, nel primo round lì, cosa devo farci? Non ci ho pensato che si vede attraverso il vetro. È un attimo, devo rientrare. È finita o non è finita? E allora, no. Che facciamo? I saluti? Salutiamo.